che ha poche relazioni con il resto della società. Ebbene, noi abbiamo voluto offrire una narrazione alternativa partendo da quelle aziende di titolari cinesi che danno lavoro agli italiani. Infatti, secondo uno studio dell'IRIS, un centro di ricerca di Prato del 2015, all'epoca c'erano alcune centinaia di italiani che lavoravano per le aziende di titolari cinesi e secondo insomma, alcune stime molto approssimative che io e altre persone abbiamo fatto, questo numero dovrebbe essere adesso sulle migliaia più che sulle centinaia. E quindi, insomma, visto che appunto non sono stati fatti degli studi più recenti, abbiamo cominciato a fare questo giro presso le aziende e insomma, i lavoratori italiani che sono in queste aziende sono per lo più persone con certi tipi di qualifica. Per esempio, nelle tintorie dell'abbigliamento sono i chimici, ovvero quelli che fanno le miscele di colori, solventi e altri componenti chimici per poter colorare le pezze di tessuto oppure i capi di abbigliamento. Sono operai qualificati? Sì, sono persone qualificate, sì. Oppure per esempio nel settore delle maglierie sono coloro che verificano o supervisionano i modi con cui si attaccano tra loro i diversi pezzi della maglieria, no? Per cui, oppure ancora non so, nelle stamperie sono quelli che lavorano sulla grafica delle macchine che poi stampano i disegni o quant'altro sulle pezze di tessuto, no? Quindi c'è questo tipo di operai qualificati o tecnici e così via che lavora per aziende di titolari cinesi. E poi ci sono, non so, per esempio le persone che lavorano nella contabilità e così via. E un po' tutte queste persone normalmente, quando io racconto che insomma c'è molta gente che è convinta che le aziende di cinesi non danno lavoro agli italiani, rimangono sempre un po' stupite, no? E poi insomma si interrogano anche loro e poi dicono: ma insomma forse queste persone non capiscono bene la realtà economica di Prato. E questo in effetti insomma può essere, perché chiaramente anche nelle città in cui l'economia dipende da una o una tipologia di industria, c'è poi tutto l'indotto che gravita intorno ed è fatto magari di persone che non conoscono così bene il core business della città, no? E quindi insomma può darsi benissimo che alcune persone non siano a conoscenza appunto di come siano evolute le aziende di titolarità cinese nel corso di questi anni, anche perché poi la emigrazione dalla Cina con la crescita economica che c'è stata è diventata molto più ridotta rispetto agli anni passati e quindi insomma un cinese poi normalmente che viene dalla zona da cui viene l'80% dei cinesi in Italia ha l'aspirazione di diventare poi lui stesso un imprenditore e quindi per esempio in un'azienda che offre servizi di amministrazione e contabilità alle aziende soprattutto cinesi hanno del personale italiano che parla cinese perché dice insomma loro riscontravano che quando assumevano un cinese dopo un pochino di tempo questo lasciava l'azienda per poi mettersi in proprio, no? Quindi insomma c'è anche questo tipo di figura appunto di italiani che usano la loro conoscenza linguistica per dialogare con gli imprenditori cinesi, quindi una realtà fatta da tante relazioni che smitizza un po' lo stereotipo appunto di una comunità chiusa e che si relaziona soprattutto al proprio interno. Senti, nel tuo video, insomma, anche ben realizzato di propaganda elettorale,
parli anche di turismo, no? Sì. Rispetto. E parli di turismo pensando al turismo anche cinese. Sì, perché diciamo l'Italia è un paese che adesso sta venendo ad essere molto più conosciuto che nel passato, grazie anche alla firma della recente MOU con la Cina per quanto riguarda la Belt Road Initiative, ovvero la Via della Seta. E questo fa sì che insomma possano esserci molti più visitatori, turisti cinesi dalla Cina. E Prato ha questa particolarità di avere questa grossa comunità cinese, di avere un'area che è una vera e propria Chinatown. E questa Chinatown non è molto valorizzata per il momento. Insomma, diciamo che mentre in altre grandi metropoli all'estero la Chinatown è un luogo di attrazione turistica, la Chinatown di Prato è un punto di attrazione per i cinesi d'Italia che magari vengono per motivi di lavoro o per trovare dei parenti e così via. E quindi a me piacerebbe l'idea di poterla valorizzare in modo che diventi un punto di attrazione turistica non solo per i cinesi d'Italia, però un po' per tutti quanti, tenuto conto che questa qui sarebbe una cosa che poi differenzia dalla vicina Firenze, no? Perché Firenze ha grossi flussi turistici, forse anche troppi, e questo qui poterne dirottare un po' a Prato probabilmente potrebbe costituire un'altra colonna per sostenere l'economia della città. E senza andare poi nelle metropoli straniere, vediamo anche a Milano, per esempio la Chinatown milanese è diventata una zona anche abbastanza chic di Milano, con ristoranti di tendenza cinesi e quindi un luogo in cui si va per fare anche un pochino di movida. E questo qui potrebbe essere un qualche cosa che si può realizzare senza troppe difficoltà anche a Prato. Ma sviluppare per esempio un portale in lingua cinese della città di Prato, no? Non sarebbe utile anche? Sì, alcune cose già ci sono. Per esempio Prato è una delle poche città, credo forse l'unica, che faccia una comunicazione istituzionale su WeChat, che è il sistema di messaggistica più diffuso in Cina. Quindi qualche cosa già esiste, però ci sono delle modalità per poterlo fare in modo più efficace. E questo qui si potrebbe fare appunto attraverso la comunità cinese di Prato. E la mia idea poi sul portale usare piattaforme informatiche di nuovo va anche sul lavoro, perché nella situazione che abbiamo visto spesso si trova il lavoro tramite il passaparola, no? Pur avendo conosciuto una signora italiana che aveva trovato lavoro in un'azienda di cinesi attraverso il centro per l'impiego, si sa che molto spesso non è così facile trovare un posto di lavoro attraverso i canali istituzionali, molto più spesso si trova con il passaparola. E come piacerebbe poter rendere più efficiente questo sistema basato sul passaparola, magari con una piattaforma informatica che permette a datori di lavoro stranieri di inserire la propria richiesta, la propria ricerca di un lavoratore nella propria lingua, riempiendo certi campi, in modo che poi la sua richiesta possa essere tradotta in
più lingue, e lo stesso insomma può fare la persona che cerca lavoro, riempendo delle domande precompilate che poi verranno tradotte in più lingue. E questo qui è un qualche cosa che chiaramente non si può e non deve nemmeno sostituire i canali istituzionali che già ci sono, però insomma magari serve per rendere un po' più fluida la comunicazione e rendere più facile l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Beh, cosa pensi insomma di queste elezioni? Ecco, parliamo un po' di politica e soprattutto se speri in un buon risultato. Naturalmente, come tutti i... Beh, certamente, ma io faccio il paragone tra questa esperienza attuale e quella di qualche anno fa, insomma, di 5 anni fa, sempre a Prato, e in quell'occasione insomma gli italiani di origine cinese erano molti di meno, erano circa 200, e adesso dovrebbero essere sugli 700-800, insomma, quindi già quello è una base di partenza maggiore, ma soprattutto in questo momento sto avendo un supporto molto maggiore proprio dalla comunità cinese, per cui non so, mi organizzano incontri presso le loro aziende, le aziende di persone che conoscono e così via, e questo fa sì che insomma sicuramente le idee, le nostre intenzioni riescano a raggiungere un numero molto maggiore di persone, insomma, per cui insomma sì, conto su un risultato perlomeno migliore della volta scorsa. Vabbè, questo è certo, diciamo. Sì, ma rispetto alla conferma della giunta precedente, che di centrosinistra, diciamo, sì, cosa pensi? Possono vincere i leghisti a Prato? Beh, i leghisti in questo momento hanno, come si dice, il vento in poppa, perché i sondaggi gli danno sempre in una condizione insomma molto di forza, anche se insomma sembra che abbiano avuto una recente flessione, però lì c'è anche il fatto che la scelta del candidato del centrodestra è stata un po' è stata raggiunta attraverso un dibattito interno che insomma ha fatto sì che venisse un po' giudicata imposta da parte del cioè, diciamo, il candidato è un'espressione leghista e gli altri partiti del centrodestra probabilmente l'hanno vissuto un po' come imposta, e questo qui ha fatto sì che probabilmente il supporto loro sia un po' più tiepido rispetto magari a una scelta più condivisa, e questo potrebbe avvantaggiare il nostro schieramento. Bene, allora abbiamo musica, canzone. Musica ancora, sì. Ora un diciamo una cosa. Sì? Mi è arrivata una comunicazione da parte di Roberto Di Giovanpaolo che il treno porta un ritardo mostruoso, 83 minuti, e quindi abbiamo avuto coraggio a farla il venerdì, non siamo scaramantici, ma comunque, però, vero, per quanto riguarda Roberto ci ha detto male. Beh sì, tra l'altro sempre per l'insegna del venerdì 17, adesso stavo vedendo un po' la trasmissione e una parte dell'inizio è stata tagliata, ahimè. Quindi, siamo appunto un venerdì 17, queste cose possono succedere. E quindi ci dobbiamo solo rallegrare con un'altra canzone. Un grande autore ora, un grande cantautore e poeta della nostra tradizione musicale, Ivano Fossati. Gustiamocelo e ascoltiamolo attentamente in questo suo bellissimo volo poetico, Lindbergh. Non sono che il contabile dell'ombra di me stesso. Se
mi vedete qui a volare. E che so staccarmi da terra e alzarmi in volo. Come